Ma Luna com'è nata? Luna non è un pezzo autobiografico. Cioè, io bene o male mi baso su tutto ciò che mi gira intorno e lo riporto in musica, se no, anche se è qualcosa di personale, però non finisce là, cioè può essere un accenno di idea sul personale, poi continua con la stesura del pezzo. Ma oltre. Luna, niente, è nata in una notte di febbraio del 2019, quindi c'ho pronto questo pezzo da diversi mesi, da quasi un anno. Non era certamente un brano da far uscire in estate, perché tutte le nuove hit a Puerto Rico esce io luna, ma sì, ti avrò detto tutto. E che cos'è? È una sorta di dialogo di questa luna, che da sempre la luna è la protettrice degli innamorati, dell'amore, la figura romantica, la luna. Propone questa specie di dialogo, dice lui, ma guai se fate per me, cioè parliamo, insomma mette al mondo il nostro spirito, la nostra anima. Appunto c'è una frase bellissima che fa: fiorisci in un mattino, con gli abiti d'autunno cadrà, la neve cadrà, in queste notti bianche indossa il tuo sorriso. Significa che uno si spoglia di tutto il passato, di tutto il marcio che ci sta vedendo. Tutti i problemi e si riveste di una nuova anima, di una nuova purezza, appunto la neve che è il simbolo di purezza. E questo conclude il pezzo. Il brano l'ho scritto io, però è stato suonato e arrangiato a quattro mani, come faccio da anni, con mio fratello Francesco Di Adonisi. Le parti di chitarra e basso sono state tutte magistralmente suonate da lui, mentre per quanto riguarda la batteria, sintetizzatore, il pianoforte, me la sono vista. Poi abbiamo avuto anche David Vuto, che è un ragazzo genio di 18 anni di battipaglia, che gli ho lasciato libero sfogo alla parte dell'assurdo. Ha un'andatura molto Pink Floydiana, molto degli anni 70, del genere progressive italiano. L'ho voluto fortemente perché io sono amante di quella generazione. Non ho 50 anni, specifichiamo. Però il percorso del musicista inizia da quell'epoca, da Jimi Hendrix. Basta, chiudo qua perché Jimi Hendrix, il sintetizzatore alla BFM, la chitarrina alla De André classica, sono tutte cose che io amo, che sono cresciuto con questi suoni. Il brano adesso sta girando in alcune radio, però vi invito ad ascoltarlo ufficialmente il 6 di dicembre su tutti i digital store. Ringrazio Fortuna e tutta la redazione di Caserta Sera per questa intervista, grazie.